Calda come al solito l'accoglienza al notaresco calcio da parte della città. I rossoblù hanno presentato la stagione del centenario in una piazza San Pietro gremita di tifosi ed appassionati. Tanta era la voglia di riabbracciare la squadra e caricarla in vista della nuova stagione, iniziata da un paio di settimane nel girone F di Serie D, dopo la miracolosa salvezza del maggio scorso. A confronto di quella tranno credo che sia pure una bella squadra, sempre più giovane, perché il mio obiettivo è di fare soltanto una squadra di quasi 12 giocatori, sono tutti giovani, quindi preferisco farla in questo modo. I grandi nomi non piace averli proprio, tutti quanti erano con noi perché sanno, ormai ci seguono, ormai i tifosi fanno parte della società, quindi anzi mi auguro che rimangano così, ma sono sicuro che fino alla fine sono tutti bravi, guarda. Per la salvezza sono più che tranquillo e più che sicuro, però sai, quando entri nel campo di calcio non si sa mai quello che può succedere. Io mi auguro di fare bene e quest'anno ci credo un po', può essere presuntuoso, ma un po' ci credo. La nuova stagione non era iniziata nel migliore dei modi, con la sconfitta di Roma per 6-1, ma i ragazzi hanno saputo reagire bloccando sul pari l'ambiziosa Vigor Senigallia domenica scorsa sul neutro di Silvi. Con oggi presentiamo la squadra e lo staff nuovo al paese, ci teneva tanto, è una bella serata. Il 12° uomo ci è mancato, ma adesso già dalla prossima in casa rigiocheremo nel nostro campo, dove ci saranno i tifosi che ci sosterranno come hanno sempre fatto. E ho detto tante volte che sono contento degli sforzi che ha fatto la società, noi siamo una piccola realtà e quindi dobbiamo essere attenti nello spendere. Sono contento perché la società mi ha messo a disposizione una buona squadra e abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Adesso ci sta solo da lavorare e regalare più gioie possibili sia alla società che ai tifosi. È stata anche l'occasione per presentare le formazioni giovanili della Pro Notaresco e le tre maglie della nuova stagione. Inoltre la presenza del sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio conferma il legame forte tra l'amministrazione comunale e la realtà sportiva. La squadra, diciamo il territorio, tutti i cittadini si sono stretti attorno alla squadra e siamo riusciti l'anno scorso a salvarci. Quest'anno c'è stata tutta un'altra composizione di squadra, una squadra totalmente diversa, tutta ricostruita, con tanti giovani che stasera vedrete nella presentazione, tante innesti all'interno della squadra che ci porterà a tante soddisfazioni. L'amministrazione è sempre vicina, con tante difficoltà, quest'anno siamo stati di grande aiuto e sostegno per la squadra, che è un onore avere una squadra di Serie D che porta il nome del Notaresco e della città di Notaresco in tutta Italia.